Bentornati sul canale Silent Voice. Ma che succede? Oggi siamo qui sul canale Silent Voice. La location è diversa perché, come sapete, sono nella ridente località di San Giuliano Milanese. Cosa vuol dire? E video speciale perché anche perché è un canale che parla di cinema e tratta cinema e wrestling in questo periodo. Cinema, non lo so, wrestling. È arrivata la notizia che WrestleMania 36 si disputerà al Performance Center a porte chiuse. Oh, wow. Notizia che ha subito, proprio notizie fresche della mattina, no? Io sono rimasto sbigottito stasera, stamattina ero molto confuso perché. Con questa notizia, è un video solo per parlare, così. È una notizia che non puoi essere d'accordo. O meglio, non puoi essere. Sì, non puoi essere d'accordo, secondo me, con questa. Cioè, puoi prenderla in un modo, puoi prenderla in un altro, ma non puoi essere d'accordo perché tutti dicono è inevitabile. Ma io dico, ma fermare la WWE? Cioè, sembra una roba che. Oh mio Dio, cazzo, fermi. L'NBA si è fermata. Gli ATP di tennis si sono fermati. La Serie A si è fermata. Tutto il calcio europeo si è fermato. E il Champions League, Europa League, gli europei ufficiali rinviati al 2021. Cioè, WrestleMania bisogna farla il 5 di no, di, il 6 di aprile. Se no, temore un parente. Perché non si può fare. In estate, unisci SummerSlam e WrestleMania, se non hai spazio, non so, cioè nel senso per un anno, rinvii a data da destinarsi, anche perché comunque bisogna vedere a quanto si andrà, e fai in estate fai solo WrestleMania e SummerSlam, dopo bisogna vedere come, però ormai tanto è inutile fare ipotesi perché non è più fattibile. Mancano ancora 3 settimane a WrestleMania, spero che cambi idea, Vince McMahon. Io la ritengo la peggiore idea di sempre della WWE, addirittura sopra Jinder Mahal campione WWE, Goldberg campione universale che batte The Fiend, Supergirl, queste cose, al titolo 24-7, ok. Cioè, quindi, fate conto, ed è una WrestleMania comunque che si stava facendo interessante, cioè nel senso avevamo il ritorno di Edge in un mese a WrestleMania dopo 9 anni. Ritorno di John Cena in un match dopo 2 anni, diciamo dopo 5, se escludiamo WrestleMania Undertaker contro John Cena WrestleMania 34 e il Mixed Match Tag Team WrestleMania 33, che sono stati due obrobi. Avevamo il ritorno di Undertaker in un match, avevamo il primo match di The Fiend WrestleMania, prima volta del titolo NXT, una prima volta che un titolo NXT viene difeso a WrestleMania. Quindi sostanzialmente WrestleMania 36 sarà proprio secondo me la tagline del per proprio uno spettacolo senza spettatori. Perché questo sarà. È impossibile che ci sarà un dream match, un match che tu dici voglio rivederlo, perché cioè, è un match dove i lottatori cioè, devono impostarla solo sulle mosse. Perché se tu fai delle prese statiche. O delle fasi di studio ci devono essere, però non troppo lunghe perché dopo non hai lo spettatore che fa e il lottatore si gasa, i combi, gli OMG moment. Cioè, il problema che ho riscontrato sia poco fa che ho visto e a SmackDown, cioè anche le manovre belle, le bellissime manovre, ovviamente non vengono sottolineate. Una manovra è bella solo dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista spettacolare quasi 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 non lo noti. Un'altra cosa che è, secondo me, se ci fate caso, una grande perdita sono le entrate. A WrestleMania, una delle cose più importanti, cioè una delle cose più belle, sono le entrate, soprattutto Triple H ci ha fatto, non dico che ci ha fatto una carriera perché non è vero, però Finn Balor, Undertaker, le entrate di WrestleMania sono iconiche, invece saranno delle entrate normalissime. Sicuramente non spettacolare, anche perché il Performance Center non è un aeroporto. Cioè.
E ripeto, sospendere, qual è il problema di non fare Raw, non fare SmackDown, non fare NXT, non fare 205 Live, non fare NXT UK per questo periodo? Risolviamo questo problema e a posto, anche perché c'è il rischio che i lottatori vengano il coronavirus. Immuni, ufficialmente immuni, non possono avere coronavirus i lottatori. Può capitare lottando, dato che lo sport è anche, bisogna stare la regola 1 metro di cioè, una delle regole è stare 1 metro di distanza. Il wrestling è uno sport di contatto, quindi c'è questo problema. Quindi è una WrestleMania che di sicuro al 100% entrerà nella storia. Per motivi sbagliati, cioè per motivi sbagliati o se volete non belli, perché sarà la WrestleMania col minor pubblico, zero, la WrestleMania nell'arena più piccola, cioè tutto chiuso, cioè tutto piccolo, ed è una WrestleMania che comunque su una carta ha dei match comunque interessanti che ti va di vedere. Lo stesso The Fiend contro John Cena, secondo me, era molto 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 bello col pubblico. Cioè, Taker contro Reigns, scusate, Reigns contro Goldberg, sapevamo benissimo che tutto il pubblico fischiava tutti e due. Però Styles contro Undertaker erano match che comunque col pubblico sarebbero stati sicuramente. Cioè, un voto in più avresti dato. Però, ragazzi, tant'è. Io non ho altro da dire, ripeto, era solo così, un mio punto di vista. Io non capisco perché la WWE non sospenda i programmi come sta facendo tutti. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, sarei super curioso di sapere la vostra. Pagina Facebook e Instagram. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima puntata con il coronavirus, le idee belle e il bellissimo periodo. Marzo, il 2020 è cominciato da Dio. Di lit. We got, we got, we got.